nuovissimo video. Oggi si farà una cosa stranissima, non vedevo l'ora di registrare questo video in particolare, perché se vi ricordate nell'ultimo haul avevo comprato dei glitter e dall'anteprima avrete sicuramente già capito di che cosa si tratta. Ho visto su Instagram un sacco di trend con la maschera peel off con tutti i glitter e siccome non so se in Italia è già uscita, sicuramente dovrà anche uscire, perché non farla da noi? Prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al canale e siete nuovi o volete entrare a far parte della Fair Family, qua sotto c'è il bottone iscriviti e benvenuti nella Fair Family! Cosa vi servirà per fare questa maschera peel off con i glitter? Sicuramente i glitter e io ne ho un sacco, che mi sono costati di più i glitter che la maschera stessa. Di maschera potete utilizzare quella che più preferite, basta che sia peel off. Per peel off si intende quella maschera che una volta asciutta diventa come una seconda pelle, quindi la togliete proprio come se vi state sbucciando la vostra pelle. Come maschere peel off ne ho solo due. Una che è questa qua della Too Cool For School alla zucca 24 carati. Neanche tanto coprente, sarebbe stata perfetta, però non volevo farmi la faccia gialla, quindi ho preferito farmela grigia. Utilizzerò lei, che adoro tantissimo. Questa qua è quella di Glam Glow, la Gravity Mud. Contenitorino per mischiare... Contenitorino per mischiare il tutto. Un pennellino per stendere la nostra maschera. Io direi di fare in fretta perché questa si asciuga pure velocemente. Poi prendiamo i nostri glitter e iniziamo a metterceli dentro. Oh! Mettiamo un po' di questi, un po' di cuori. Poi mettiamo, wow, che casino, mettiamo anche un po' di, oh mio Dio, di questi. Sta cadendo tutto, sto facendo un casino. E per ultimo le stelline. Iniziamo a miscelare tutto questo po' di glitter. Praticamente vengono mangiati dal colore della maschera. Favoloso. Questo è un classico epic fail. Non si vedono i glitter. Ci dobbiamo ovviamente struccare, quindi strucchiamoci il viso. Stiamo facendo tutto al contrario, in realtà stiamo facendo la maschera prima di andare a dormire perché vogliamo essere chic. Siamo pronti? E i glitter non si vedono! Non si vede niente. È venuta una merda, raga, cioè... Cioè ci dobbiamo anche truccare durante la maschera. Io ci rinuncio. È orribile! Dimenticatevi tutto quello che vi ho detto. Voi mettetevi sopra una maschera peel off, visto che non ce l'abbiamo trasparente. E poi prendete tutte le vostre i glitter che avete in casa, dei pezzi di muro, della carta velina colorata, qualsiasi cosa, e iniziatevi a cospargere la faccia di glitter. Così avrete una maschera glitterata super zop. Non è favolosa? Faccio la stessa identica cosa adesso dall'altra parte. Non so in quale modo, ma ce la posso fare. Ma perché non si vede? Dopo aver steso anche dall'altra parte, prima che si asciuga, mi muovo a mettere anche le altre cose glitter. Cioè, insomma, avete capito? Oh mio Dio! Sono finite nelle tette! Fa benissimo questa maschera perché i glitter sono... benefici per l'umore. In più scrubbano il viso tantissimo, quindi non ci serve anche un effetto scrubbante, perché no? Prendiamo invece quelli a filettini che ancora non li abbiamo usati. Raga, che cacchio mi è venuto in mente di fare? C'è il pavimento, che è orribile! Guardate qui, sono piena. Non è abbastanza glitterata, non so voi, ma secondo me non è glitterata. Quindi prendo anche quelli tondi, questi qui, e inizio a cospargermi anche di questi. Forse dovevo legarmi i capelli prima di fare questa cosa. Adesso aspetto che questa maschera si asciughi, questa bellissima e originalissima maschera si asciughi, e poi la andiamo a tirare. Ti prego, fa che si levi. I glitter sono bellissimi, io li amo, cioè mi mangerei pure i glitter a colazione, però sono completamente piena di glitter anche qui. Allora ragazzi, in questo video vi farò vedere anche come fare la maschera per i capelli, nutriente ma con sile. Quindi metteremo i glitter in testa e poi dateci dentro quei glitter! Woo! Glitter.
Banana. Dovrebbe essere sì asciugata. Qua continuano a cadere i pezzi. Io inizierei a toglierla. E per toglierla, mio Dio, la guancia è qualcosa di imbarazzante. Inizierei da sotto. Oh mio Dio, secondo me non si staccherà. Cioè, si sta rompendo tutto. Ho avuto veramente un'idea orribile. Cioè, sono più i glitter che mi rimangono in mano che la maschera. È ancora umida, non si è asciugata neanche per bene. Ma cos'è questo risultato? Adesso siete pronti per un bellissimo make-up. Il tema di questo make-up sarà l'highlighting. Gloria vi spiegherà come essere glow con poco. Oppure potete usare questi rimasugli di glitter che vi rimangono sul viso come scrub. Se avete una pelle impura, questi glitter sono perfetti. Cioè, guardate che rossa che sono diventata. Dopo aver tolto la maschera avete questo effetto barba luccicante. Perdonatemi per aver visto questo video. Non sempre nella vita si può ottenere quello che si vuole. E quindi tutto questo video era per spiegarvi che in realtà nella vita non si può ottenere sempre quello che si vuole. Bisogna accettarsi per quello che si riesce a fare. E io mi accetto. Quindi io sono contenta di questo risultato, perché posso solo migliorare, ossia non fare mai più questa maschera. La faccia bollente, vado a sciacquarmi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che almeno vi abbia tenuto compagnia. E niente, io... Forfora di glitter, cioè. Ci vediamo nel prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su. E niente, grazie per aver guardato fino a qui, che pazienza. Mua! Alla prossima, ciao. Ah, ovviamente se fate anche voi questa maschera, perché io adesso vi obbligo tutti quanti a fare questa maschera, pubblicate la vostra maschera. Oh mio Dio, ma questa è un'arma letale. Se voi prendete la pallina di maschera che vi è rimasta e la schiacciate, tutti i glitter diventeranno tipo degli spilli. Aia, e vi farete malissimo, non fatelo. Quindi se volete fare anche voi questa maschera, non fatela. Taggatemi su Instagram e fatemi vedere il vostro bellissimo lavoro, sperando che vi venga meglio del mio. Parto subitissimo col salutare Serena Gragnoli. Ciao tesoro. Mary. Ciao Mary. Poi saluto Francesca A. Che ha scritto anche lei appunto che voleva essere appunto, che voleva essere salutata, quindi ciao Francesca. Poi saluto Madda Dani. Un bacio anche a te tesoro. Se volete essere salutati nella prossima posta di Gloria, scrivete qua sotto usando l'hashtag la posta di Gloria, scrivendo insieme all'hashtag la posta di Gloria qual è stata l'ultima vostra cavolata che avete fatto. Tipo la mia è questa qua, la maschera. Fatemi sapere la vostra. E nel prossimo video saluterò altre 3, 4, 5 persone. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mua! Questo è il casino che vi dicevo. Yay! Guardate quanti glitter ci sono sparsi sul mio pavimento. C'è veramente un casino. Un minuto di silenzio per tutti questi glitter morti che non verranno mai più riutilizzati. Faremo il funerale a breve. Questa povera pallina che fine farà? Povera pallina. Povera pallina!